Salve amici e amiche e bentornati sul mio canale. Allora, io raramente faccio dei video tutorial sulla tecnica pianistica perché preferisco farla fare ai colleghi più giovani di me, freschi di diploma, molto più abili nelle dita. Io ho una certa età, ho superato da parecchio i 60 anni, quindi anche le dita, insomma, non ho più la tecnica che avevo negli anni 70 quando studiavo. Però siccome mi piace fare, faccio quasi tutti tutorial, video tutorial su accompagnamento di brani musicali, dove uso il metodo delle triadi e rivolti delle triadi che vi ho sempre detto, allora ho voluto fare questo video perché è un metodo, vi faccio vedere un metodo efficacissimo per imparare in breve tempo, nel giro di 2-3 mesi, 5 minuti al giorno di questo metodo, e voi prenderete tutte quante le triadi, i volti delle triadi, di tutte e 12 le note della scala cromatica, in più anche delle minori, al volo, senza starvi a preoccupare della diteggiatura. Fidatevi, 2-3 mesi, 5 minuti al giorno, ok, di questo metodo. Dopodiché farò un altro video, e credo che farò soltanto questi due video di tecnica, in cui vi farò vedere come imparare le scale in maniera molto più veloce. Ok, ma partiamo con questo metodo, subito con la telecamera dall'alto. Allora, eccoci qua. Dicevo, questo metodo, oltre a riscaldare le mani, è il miglior metodo in assoluto per imparare velocemente tutte le triadi maggiori e minori con i loro rivolti. Quindi, quando avrete fatto 3-4 mesi di questo esercizio, voi andrete a prendere tutte quante le triade mi bemolle, tutti in maniera velocissima, senza star a cercare di vedere dove mettere le dita, sia perché avrete imparato la diteggiatura a voi più naturale, sia perché avrete imparato tutte quante le triadi e i loro rivolti. Quindi si farà su tutte e 12 le note della scala cromatica, dopodiché, prima maggiori, dopodiché tutte le triadi minori. Quindi, come facciamo? Partiamo con la mano sinistra a fare l'arpeggio, perché mancino sarà più facile fare l'arpeggio con la sinistra, ma poi dopo va invertito e faremo l'arpeggio con la destra, mentre con la destra facciamo gli accordi. Quindi partiamo dal Do, vedrete, e tutti quanti gli accordi appresso saranno ugualmente stessa tecnica, quindi Do, partiamo con la triade Do, Mi, Sol, poi andiamo sul Do, ottava superiore, col mignolo ritorniamo sul Mi, al primo rivolto e poi secondo rivolto, per poi ritornare sul Do normale e tornare indietro. Mentre con la destra andremo a fare gli accordi: primo, secondo rivolto, poi torniamo, andiamo un attimo sul primo rivolto e torniamo indietro. Non fate caso, non state a concentrarvi troppo sulla diteggiatura, fate quella che vi risulta più naturale. Quindi volete prendere il Do così o così è uguale, volete prendere il primo rivolto così oppure così, come vi viene più naturale, perché ognuno ha una larghezza fra le dita diversa dall'altro. Quindi, quando avrete fatto questo esercizio per 3-4 mesi, 5 minuti al giorno, voi prenderete gli accordi nella maniera più veloce, perché avrete imparato la vostra, il vostro metodo di prenderlo più veloce possibile. Quindi partiamo subito col Do. Volendo ci mettete anche il pedale, ma dovete alzare e abbassare, ma in questo senso non serve, eh? Quindi partiamo con la destra, seguiamo l'arpeggio, vedete, fino a qui, e poi torniamo indietro. Molle, piano piano all'inizio, molto piano, e poi piano piano diventerete sempre più veloci, no? Quindi re, ma all'inizio piano piano, non vi preoccupate tanto forte, perché ci arriverete normalmente piano piano. Di essere estremamente concentrati, che va faticata e basta, quindi mi bemolle, se sbagliate, che capita pure a me quando mi voglio riscaldare, eh? È normale, specie quando si hanno le dita molto fredde, io oggi ce l'ho molto fredde.
fa. Quando arrivate al fa diesis, insegna un trucco che è poi quello che insegnano i concertisti. Io andavo a lezione da una concertista famosissima in tutto il mondo all'epoca, ora è scomparsa da anni, io parlo degli anni 70, la quale mi ha insegnato, e poi l'ho visto fare anche dai concertisti, se ci fate caso, a un certo punto quando stanno molto sulle note, sui tasti neri, stanno con la mano molto più piatta. Perché? Perché il tasto nero è la metà di quello bianco, il dito tende a scivolare, anche se oggi ormai i tasti li fanno opacizzati, quindi meno scivolosi, i miei purtroppo sono lucidi. Quindi se comprate una tastiera vi consiglio di vedere il tasto nero opacizzato, la mano scivola molto meno. Poi i concertisti usano anche il borotalco come quelli che fanno gli anelli, no? Però il primo metodo è quello di allungare, di appiattire la mano, di modo che c'è più superficie sul tasto. Quindi quando fate il fa diesis mettete la mano quasi piatta e vedrete che non vi scivolano più. Questo non è un metodo che ho inventato io, questo lo fanno i concertisti. Poi ritornate un pochino più curvi sul sol, dove non ci stanno tasti neri. Dove ci sono tasti neri, vedi? Questo io il do lo prendo nella bemolle, il do lo prendo così, e questo è il mi bemolle, ma allungo di più. Vi deve venire naturale, la naturale. Si bemolle. E sì, questo si bemolle, si naturale. O si maggiore, perché l'accordo è di si maggiore. Ok, dopodiché, stessa cosa, solo che l'arpeggio lo facciamo con la destra. Con la sinistra facciamo gli accordi e i rivolti. Piano piano arriverete a questa velocità, che non è velocissimo, però ci arrivate dopo un paio di mesi. Ma all'inizio maggiore, tanto avete capito, no? Come passo al fa, ma passo un'ottava di qua, se no poi non si vede, ma tanto è uguale. Il finale, il sì. E questo è un metodo efficacissimo. Appresso a questo potete fare quest'altro metodo, che è efficace per un'altra cosa, per prendere più al volo gli accordi, ovvero sia, partiamo in questo caso con la destra, con la sinistra facciamo gli accordi, fate un arpeggio fino all'ottava, che andrà avanti per tutte e 12 le note, e con la destra, con la sinistra in questo caso, poi dopo invertite, fate. Come al solito all'inizio, pianissimo.
sì, anzi no, perché proprio si eseguite con il do e tornate indietro. Scusate. Non so se c'entra più qua, sì, ancora si vede l'inquadratura. E ritornate indietro fino al do. Dopodiché fate l'arpeggio. Con la destra si vede qua, sì. Piano piano e poi tornate indietro, stessa cosa che abbiamo fatto con la sinistra. Ok, queste due maniere sono le più efficaci per... Quindi, ricapitolando, prima re bemolle, non partite subito veloci, partite sempre molto piano, perché sennò fate veramente un casino. Poi vedrete che dopo qualche mese lo fate proprio a occhi chiusi. Eccetera, eccetera. Quell'altro uguale. Ok? Ripeto, questi esercizi non li trovate sull'Anon, ma sono efficacissimi per le triadi, per il metodo che insegno io nell'accompagnare in modo molto semplice i brani musicali con le triadi. Poi li uso anche le settime. Dimenticavo, fatto questo sulle maggiori, fate lo stesso sui minori. Vi ho già insegnato che ogni triade ha la sua minore, basta spostare di mezzo tono indietro la mediana, il terzo, quindi do maggiore, do minore, re bemolle maggiore, re bemolle minore, re maggiore, re minore, re bemolle maggiore, re bemolle minore, eccetera, eccetera. Vedete? Quello in mezzo lo spostate, già ve l'avevo detto su un altro video. Fa maggiore, fa minore, fa diesis maggiore, fa diesis minore. Quindi, stessa maniera, adesso non la sto a ripetere tutta, passate ai minori, quindi passate sempre con do minore, partite dal do minore, re bemolle minore, eccetera, eccetera. Poi più facili saranno i re minori, no? Perché non c'è neanche il diesis, no? Quindi alcuni sono più facili, però fate molto lentamente per poi farli con quest'altra mano. Sempre do minore, bemolle minore, tutte quante le triadi minori. Ok? Basta, era soltanto un consiglio per allenarvi sulle triadi, imparare più velocemente le triadi. Il prossimo video farò vedere come si possono imparare velocemente le scale senza il metodo che ho studiato io per anni, cioè fare tutte e quattro le ottave con una scala, no? Ma fare soltanto due ottave. Poi vi faccio vedere su tutte e 12 le note della scala cromatica, quindi conoscerete tutte le scale, per poi fare le minori soltanto dopo le maggiori. Vabbè, questo lo farò vedere poi nel prossimo video. Mettete un like se il video vi ha minimamente interessato, ricordate che tutti i miei metodi, tutti i miei tutorial sono su hashtag Fausto Piano, e se volete iscrivetevi al canale, e arrivederci e grazie per l'ascolto.